Benvenuti ragazzi in gara malato numero 275. Oggi siamo con la prima gara in moto con un casco veramente iper sicuro. Questa gara ha l'8% di valutazione, quindi scopriremo se è effettivamente difficile o se l'8% equivale che la gara fa schifo. Allora, lanciamoci dritti così e non prendiamo il checkpoint. Perfetto, checkpoint preso. Quegli altri sono lontani anni luce ormai. Sti maledetti, oh. Ok, preso il checkpoint. Qua ho lasciato le collisioni perché a me piace soffrire, raga. Perfetto. E ora si capisce l'8%. Cavolo, faccio. No! Che voglio fare troppo di fretta, mi sono mangiato già la prima posizione. E qua non ci sono le gomme che ti buttano giù, cavolo, sono quelle di fronte. Ma basta fare così e uno ce l'ha fatta. Allora, interessante qua, eh? Oh là, non ci voglio credere, raga, ce l'ho fatta. Alleluia. Ci ho impiegato 8 minuti per fare quella cavolata. Ma ci credete? Raga, ci credete veramente che ci abbia impiegato tutto quello stramaledetto tempo? Se anche voi volete fare questa gara, togliete le collisioni, perché quel pezzo lì non era assolutamente difficile. Perfetto, andiamo avanti così, raga. Il primo è stato fatto e anche il secondo. Vabbè, non è una cavolata. What? Boh. Ok. No, maledetto! E adesso qua è il difficile, perché vedete che è storta la roba? E finalmente, non ci posso credere, 26 minuti per fare queste due cose, ragazzi. Mi sa che ho perso proprio il tocco, non lo so, veramente. Poi ti innervosisci tantissimo quando sei con la gente, sei lì, ti toccano e ti buttano fuori, ti toccano e ti buttano fuori, capita 10, 20 volte. Alla fine la frustrazione è così tanta che ti viene voglia di andare via, fare tutto veloce il pezzo, però sbagli, invece devi mantenere la concentrazione. Allora, vediamo di levarci dalle scatole tutti sti newbie qua assurdi. Ormai il primo, raga, ha già concluso, ve lo dico solo giusto per farvi un po' di informazione, perché veramente, oh, quando uno poi è tranquillo da solo, le cose uno le riesce a fare tranquille, però quando poi uno è con gli altri o altre cose, veramente si snerva in una maniera incredibile. Passiamo di qua. Va avanti qua. Dove cavolo devo volare? È in mezzo là, stranamente, eh. Oh.
Del qua l'ho fatto. Andiamo via con calma. Occhio, come non detto. Qua il segreto è sempre mantenere una certa velocità e andare via piano. In questa maniera, raga. Ok. E adesso c'è tutto l'altro pezzo per prendere l'altro check. Direzione sbagliata. Sì, va bene. D'accordo. Allora andiamo via con calma. Basta andare tipo anche così ai due all'ora. Tanto io adesso qua faccio un iper fail. E quando vedete che muovete troppo l'analogico destra sinistra, vi fermate un attimo. Ok, di qua. Vedete, basta andare via così piano. Hop. Qui c'è sta roba. Preso. Adesso bisogna andare dall'altra parte. Attenzione, questo non l'avevo visto. Questo pezzo è difficile. Porca vacca. Sto pezzo qui maledetti, oh. No! Ho indietreggiato troppo. Avete visto la moto come è squippata via? Ok raga, ok. Finalmente 40 minuti per arrivare fino qua. Non so veramente cosa mi stia prendendo, cosa stia succedendo. Però questa gara qui è passata da gare malate a gare impossibili. Per la seconda volta, ragazzi, un episodio di gare malate diventa un episodio di gare impossibili. Perché come avete visto, siamo a 40 minuti, c'è ancora moltissimo da fare ed è veramente difficile, raga. Allora, andiamo avanti così e supportatemi in una maniera incredibile. No! Mi serve tutto quanto il vostro supporto per queste gare, quindi raga, sotto con i pollicioni in su, eh. Ok, perfetto. No, c'erano i carretti! Non era nulla di difficile, raga. Sto perdendo colpi in una maniera incredibile, veramente, eh. Non sono morto, non so come ho fatto. Però sto perdendo veramente troppi colpi, raga, eh. Sicuramente anche voi ve ne sarete accorti. Però diciamo che li ho riacquistati con questa provata incredibile. E adesso vediamo di fare sta roba. Allora, andiamo avanti così. Siamo a 46 minuti di gara, eh. Giusto per dire. Porca vacca. Ok, andiamo avanti. Con molta cautela, eh. Ok, faccio avanti così, perfetto. Movimenti sicuri e decisi. No.
così. Ok. Sì, ma dov'è il checkpoint? Ma non ci credo. Sapete quando avete proprio paura di premere R2? Ecco! Ed eccoci qua, metodo Beastar in azione, perché ragazzi non avevo assolutamente voglia di rifarmi tutto, avete visto che ero in grado di farlo tranquillamente e quindi andiamo avanti così. Anche perché adesso c'è un altro pezzo di questi, ma chi cavolo ha creato sta gara? Stava male quel giorno, odiava tutti veramente. Sì, ma frena. E qui ragazzi, piccolo trucco segreto, frenate con L1, io invece sono abituato a frenare con la retromarcia, quindi molte volte la premo troppo e cado giù dall'altra, come avete visto anche in questo episodio. Okay. Giriamo ancora un pochetto, la vedo dura. Perfetto, checkpoint preso. Adesso sicuramente ci sarà qualcosa che trolla, perché non è possibile solo così. Traguardo completato. Quindi spero che questo episodio vi sia piaciuto. Adesso nel montaggio vedrò se tenere gare malate o passarlo a gare impossibili, perché 54 minuti ragazzi mi sembra giusto una gara impossibile. Quindi ragazzi, spolliciate come dei matti, dobbiamo almeno superare i 20.000 like ragazzi, cioè è veramente irrisorio 20.000 like, quindi sotto quei pollicioni commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video.